sono Olga Casanova, mi trovo nella mia azienda agricola in Alta Val di Sole, nel comune di Ossana, località Valpiana, ai piedi del Monte Giner, circa a 1200 metri d'altezza. Qui, come potete vedere, noi coltiviamo l'arnica, che è una pianta autoctona che si trova anche nel pascolo e è nota proprio per le sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. È difficoltoso da coltivare, bisogna trovare dei terreni adatti, bisogna trovare delle posizioni particolari perché c'è anche la mosca dell'arnica che tende a intaccare la pianta. Qui abbiamo fatto un impianto di arnica circa 2 anni fa, già l'anno scorso abbiamo fatto la prima raccolta, quest'anno siamo in piena produzione di arnica. L'arnica si raccoglie più o meno in questo periodo che siamo verso da metà giugno ai primi di luglio. E si raccoglie il fiore solo nel momento balsamico, quando il capolino è bello pieno e sembra quasi che il fiore stia per sfiorire. Stiamo raccogliendo l'arnica di Valpiana, che pian pianino è in piena fioritura, non fiorisce tutta insieme perché ha diversi boccioli, quindi diciamo che per una settimana, 10 giorni, dobbiamo fare diverse passate in mezzo ai filari. Stiamo selezionando quindi il fiore che ha il capolino più pieno, perché è la parte di fiore che ha le proprietà più concentrate, e quindi facciamo diverse passate nelle giornate. Molto vigorosa come pianta perché quest'inverno ha nevicato molto, quindi non ha sofferto il freddo. È difficile da coltivare perché bisogna trovare terreni adatti e zone autoctone dove nasce naturalmente. Questa intanto è una varietà, è l'arnica vera montana, che non si può coltivare al di sotto di una certa altitudine, ha bisogno comunque della coperta invernale della neve per poi riuscire a ricacciare. Proprio per questo motivo in Italia siamo pochi che riusciamo a coltivare questa pianta particolare. L'arnica si usa principalmente per fare dei preparati antinfiammatori e antidolorifiche. Anche i nostri nonni la usavano sempre per botte, lividi, contusioni, traumi, su problemi articolari. E qui si possono fare degli ololiti, si fanno anche dei macerati. Si possono fare tante cose, noi facciamo una crema all'arnica dove aggiungiamo anche del timo e della gauteria. Lavorare in montagna è molto stimolante perché, a parte il fatto che sei in aria aperta sempre, quindi è stimolante per noi, ma poi è molto importante anche per il territorio e per la zona, perché quindi stiamo cercando di valorizzare questo posto anche con le vacche, la malga, perché senza queste attività avremo l'avanzamento del bosco e quindi la perdita di questo prezioso terreno e del pascolo per le bestie, ma anche per noi, per le piante e quindi per questa azienda e questa attività. La mia vita è bellissima, lavorare in alta montagna è il top. Noi che siamo poi del territorio, siamo radicati al nostro territorio, per noi è il massimo. Poi riuscire a creare delle cose che possono essere, dare un valore al territorio ancora di più.